Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovissimo video. Oggi siamo qua per continuare la carriera di Formula 1. Siamo soci in Russia, in mia compagnia mentre sto giocando c'è Big Fabio. Saluta Big Fabio. Ok, non so se ho sentito. Aspetta un momento. Parla. Ok, di ciao. Dai, saluta. Ok. Niente, ho fatto un piccolo contatto con Sainz, quindi è già iniziata bene così, però non uso il flashback, anzi non posso neanche usarlo perché non ce l'ho. Attenzione all'esterno. Rotto, ruota, non successo niente, se non finiamo male. Ecco, il padre si spegne. Ragazzi, se si spegne un'altra volta dovrò andarmi a comprare le pile, quindi ci sarà un momento di pausa. Ok, ci sentiamo più tardi, vado a comprarmi le pile. Ok, sono tornato. Non sposto la visuale, non finisce male. Metto così su Albon. Esterno. Così lungo. Non siamo troppo sul cordolo. Possiamo fare con tranquillità. Collisione? Ma dove? Davanti a noi c'è Kvyat in quinta posizione, non so neanche perché sia qui, che dovrebbe stare nelle retrovie, però va bene. Ma c'è la battaglia per il quarto posto tra Verstappen e Butler. Vediamo come va. Hanno fatto un contatto. Questo lo facevo io con Butler all'interno, no, mi tocca tagliare la curva, cerchiamo di passarlo. Ok, lo passo qua. Ok, questa gara mi sta piacendo, poi il tracciato di Sochi mi piace, diciamo che è nella mia top 3, è il mio primo percorso che adoro. Boh, è Monza, poi c'è Spa e poi c'è questo. In questi tre circuiti mi farei tranquillamente la gara al 100%, però non è che posso fare un video di 2 ore che non me lo fa caricare, ma e non so il motivo. Cioè l'app che utilizzo per editare non mi prende un video oltre i 30 minuti, anche se faccio 30 minuti, un secondo non me lo prende. Quindi mi tocca per forza fare così. Sì, sarebbe noioso, quindi metterei le live. Non faccio neanche un video d'ora. Spreco di tempo inutile. Grazie.
po' lunghi qui. Ok, controlliamo la registrazione, spero che sia tutto bene, perché a volte sapete si interrompe. Mica il muro, l'ho visto in faccia. Ah sì? Bene. Come la carne marcia lì di Minecraft. Bah. Ok, comunque raga, come avete visto, ho rischiato di ammazzarmi in questa gara per più di 2 volte. Oh, Albon, se Verstappen, se vuoi passare, passa pure, però la vedo un po' difficile impazzire l'esterno lì. Però ci vuoi provare, fallo pure. Come cose andate, il pit stop ce l'avrò al quinto giro in teoria. Non mi ricordo la strategia, cosa mi diceva. Ok, in questo giro qua dovrò rientrare. Quindi andare più veloce possibile, magari riusciamo a recuperare qualcosa su Hamilton. E se riusciamo molto bene. Lungo un'altra volta. In questa curva qua non ci posso fare niente. Comunque scrivo lungo nelle curve perché ce l'ho la spaccata sicuramente. Ma poi anche perché vado troppo veloce, vado troppo aggressivo. Però siccome non riesco a girare bene, fino a un certo punto corro. Poi se sfiga vuole a fare contatto col muro, così andrà. Però spero che non capiti qui. Come è capitato a Spa, per colpa di quel figlio di puttana. Ok, no, forse non dovrò entrare qua. Un momento prima non mi ricordo la strategia. DRS su Hamilton, quindi lo passiamo tranquillamente in gara. Perfetto. Forza Sebastian davanti a noi, però non penso che riusciamo a superarlo in questo periodo della gara, però penso che lo avremo con la strategia ai box. Apri qua tra un po' le gomme vanno e quindi dovrò rientrare presto. Entro 2 giri.
Dunque sto zitto a volte perché mi devo concentrare. Box, box. Ecco il muro. E andiamo bene. Controlliamo la registrazione, perfetto. Dai, veloci, mettimi l'ala. Minchia, 20 secondi di pit. Cioè no, 7. Ho detto male. Ma qua siamo ultimi, le ricopreremo tutte, dai. Ma anche molto in fretta. Ora è una macchina nuova, quindi non ho il problema di arrivare lungo. Ecco, ho tirato un mega cheat. No, ok. Sei morto? C'è una Williams di Kubica che come al solito fa letteralmente cacare, non come pilota ma come macchina. Anche abbiamo passati 3 col DRS qua. Portate con Russell. Per fortuna non ci hanno portato. Non ci hanno portato al muro. Come sapete bene, Sainz mi ha dato una rotata dietro. Ho sbandato, testa a coda, muro, ho spaccato la macchina. Per fortuna non del tutto. E quindi sono riuscito a tenerla ancora. Cambio i pezzi durante la safety car o la virtual, non mi ricordo bene com'era. Nel giro successivo, quando cambio i pezzi, mi giro da solo sulle ultime curve. Proprio l'ultimo giro, come sfiga vuole. E non riesco ad andare a punti. Gara arrivata da inutile, ventesimo. Occhio qua con Hülkenberg. Ero in due Renault. DRS, ho rotolato con Renault. Ora passiamo. Senza errori. Sì, con la squadata però va bene. E come sono fredda. Sì, devi scaldarla, la temperatura. Se tu corri, no, spingi troppo appena montate le gomme, tu rischi di girarti e di non frenare bene, per esempio. Sì, può consumarsi e può scomparire, come posso dire, cioè vola via. La gomma della ruota vola via.
parte quando uno fora, ok? Balla un po', poi può rischiare che vola via se non ti fermi. Occhio lungo, lungo. Minchia, il muro l'ho visto lì. Minchia, vedo come a Singapore, cazzo, tiro un bestemmione, che mi sentivano fino in piazza. Dai, qua li passiamo tutti. No, sembra un solo stroll davanti, più altri due. Il vento sta dietro di noi, quindi l'abbiamo superato con la strategia box, come ho detto prima. Bene così? Molto bene. Momenti di tensione per me questi. Attenzione, DRS su stroll, vediamo le stelle dietro, non andarmi ruotate, quindi se non ti vengo a prendere nel paddock e ti ammazzo. Continuiamo la registrazione. Ok, andiamo a riprendere. Vediamo se parte. Ok. Lungo. Ah, Vettel non l'ho passato con la strategia. Ai box. Dovrò superarlo in gara. Se voglio arrivare prima. Ma poi anche se così per me va più che bene. Poi sono appunti costruttori nostri. Ma anche se entrambi i titoli ce li abbiamo in tasca noi, il titolo mondiale è mio e il titolo costruttore è nostro. Anche se ho fatto due gare pessime. Paletto. No, ok. Apriamo con calma queste ultime fasi. Perché sennò poi c'è una troia che ci fa l'intervista e ci dice: hai avuto qualche problema? Non avete risolto i problemi dalla qualifica? Prima di iniziare la gara? Che è in italiano. Cioè, alla fine della gara, no, c'è la reporter, ok? Che ti fa le domande come è andata la gara secondo te, quali sono stati i problemi, no? Se tu fai troppi contatti, ti dice: dammi un motivo per le collisioni, per dire. Cioè, come se fosse stata colpa tua. Tipo, un tizio mi fa girare, vado a muro, mi schianto, no? Hai da dire qualcosa sulle collisioni, come se fosse stata colpa mia, per dire.
Dai, lo supereremo l'ultimo giro nella zona DRS. Oppure in questo settore. No, non passiamo qua. Occhio. Bene così. Frenato un po' in anticipo. Entriamo negli specchietti. Ok. Arrivo un po' lungo. Sovrastarsa. Mi prenderò il DRS qua forse, quindi dovrò tenere la posizione. No, entrerà a sorpasso. Però non ce la fa. Però ce l'ho incollato. Non chiudiamolo troppo. Sì, bella. Minchia. Dai che la vittoria è nostra. Manca un chilometro forse. La vittoria in Russia. Dopo la vittoria vado a farmi un bel bicchierino di vodkino. Cazzo, minchia, sto finendo la gara qua per un momento. L'ho vista brutta. E vado a vincere, bella lì. Grazie ragazzi, grande strategia. Dobbiamo continuare così anche nella prossima stagione. Questa macchina deve essere al top. Con la sua Ferrari nella corsia dei box. Che gara fantastica! Grande così. Luca Filippi, a cosa è dovuto questo risultato secondo te? La sua grande sensibilità in frenata oggi ha fatto la differenza. Questo ha reso possibile sfruttare al meglio la staccata e l'ingresso in curva per i sorpassi. Così si vincono Guarda le come gare. sono felice nel È box. stato un autentico. Lasciamo perdere la strategia, la gestione delle gomme, tutti vogliamo vedere delle care vere Verstappen che quinto. sono i trionfatori di oggi. Gara spettacolare e prestazione impeccabile da parte della Doppietta Ferrari. La Ferrari, quindi storia molto l'ha scritta bene. e nessun appassionato si stupirà a vederli ancora una volta sul gradino più alto. Asa, con lo spumante. Diamo un'occhiata alla classifica piloti. Il capitano aumenta il suo vantaggio nel campionato. Passando al pilota del giorno, Luca, su chi cade la tua scelta? Direi il capitano ha saputo Grande sfruttare così. le gomme senza perdere velocità. Un'abilità che torna molto Come ho utile detto, nella raga, Formula 1 moderna. Vediamo come si presenta il ora la campionato è classifica mio. del campionato costruttori. La Ferrari continua a incrementare il suo vantaggio in classifica. Bene, Luca, finisce qui un altro fantastico weekend di corse. Grazie a tutti per averci seguito e arrivederci. Sì. Ora c'è l'intervista e poi. Un momento. Di, parla. Ok, ragazzi, è arrivato. Facente, 10.000, una gran 10 mi soddisfazione. piace, mano si compra la Cosa PS1. ti ha fatto la Ma vai differenza a tra fanculo, questa mai nella corsa? vita. Che questo è stato il migliore, ecco cosa devo dire. Hai avuto problemi con tutto quel traffico? No. Anzi, è stato facilissimo passarli Pensi che tutti. il tuo rivale
rivali abbia imparato qualcosa dal vostro duello. Sì, probabile. Di controllare gli specchietti. Ma che cosa dovrebbe fare? Tu e il tuo rivale avete finito molto vicini. Come fanno le palle? Va benissimo. Ti ringrazio. È molto meglio finire così che finire 1-8. Oppure uno non arrivato. Comunque, grazie alla visita.